Scusate, ma per me è un'emozione oggi essere in questo momento doloroso e siccome non sono un grande oratore non volevo lasciare al caso molte cose in questo momento, ho pensato delle cose ieri sera, ho pensato di scrivere per evitare di sbagliare. Scusate, anche il microfono. Una cosa, ho ripensato al posto dove è accaduto questo evento tragico e ho pensato ai luoghi, le strade, le piazze, anche l'angolo di un palazzo, che sono ciò che la memoria personale di ognuno di noi riesce a catalogare e a collocare insieme a un'emozione. Questa emozione, che sia bella o spiacevole, ci ricorda un tratto di strada, perché gli abbiamo incontrato un amico, ci abbiamo litigato, oppure perché gli abbiamo dato un bacio in una persona. I luoghi sono direttamente collegati alle emozioni di ognuno. Il ponte di San Leopoldo, alla fine degli anni 70, era meta di gite in bicicletta, di noi ragazzi. Arrivavamo al ponte, aprivamo la botola del pozzo, con le scalette in ferro. Ci scendevamo nella nostra incoscienza, era un luogo come un altro, delle avventure e di ricordi anche piacevoli. Ho avuto i brividi quando anni dopo sono tornato al ponte di San Leopoldo e ho visto nuovamente il luogo e l'ho guardato non con i ricordi di gite adolescenziali, ma con la storia. Non è ben chiara ancora oggi la ricostruzione della vicenda, ma è purtroppo chiarissima la triste conclusione, una strage. Sei morti e un ragazzo ferito, che nascosto nel pozzo provarono a ucciderlo con delle granate. È nostro dovere insegnare a tutti a ricordare uno dei giorni in cui la natura umana, se così si può chiamare, ha raggiunto uno dei punti più oscuri e tremendi, dove non rimane più spazio per l'umanità e l'innocenza. Insegnare sempre, ma senza imporre, senza la presunzione di essere depositari della verità. Passo la parola al sindaco del comune di Grosseto, Anto Francesco Vivarelli Colonna. Grazie Presidente per le bellissime parole, anche per me è una grande emozione essere qui con te, e un onore appunto poter partecipare a questa commemorazione. La strage di San Leopoldo è uno dei tragici capitoli della sanguinosa ritirata dei nazisti tra il 1943 e il 1945, che sono rimasti nel cono d'ombra della storia. Non se ne parla nei manuali sulla Seconda Guerra Mondiale, ne esiste scarsissima documentazione, ma è ben presente e vivo in coloro che vi sopravvissero, nei loro familiari e nella comunità di Marina. Un episodio di una violenza inaudita che ha insanguinato la nostra terra, una strage odiosa come tutte le stragi e forse ancora di più, perché non è mai stato trovato un colpevole. Oggi siamo qui per ricordare quello che è avvenuto, non per trovare un senso, perché non ve ne può essere uno, non può esistere un senso a tutto ciò, ma per trarre un monito per la nostra esistenza quotidiana. La violenza cieca, la furia omicida, la distruzione della guerra sono pericoli reali perché albergano nell'animo umano.
Solo ascoltando il cuore ed educandolo alla giustizia, alla cultura e all'amore possiamo diventare immuni alla crudeltà, e la memoria è l'antidoto potente. Do la parola a Daniela Castiglione dell'ANPI. Grazie. Chiedo anch'io allo scritto le parole perché sono molto emozionata di essere qui. Sono grata di essere qui, tra voi, in rappresentanza dell'ANPI, per testimoniare quanto ora la Resistenza rappresenti per tutti noi un punto di riferimento irrinunciabile nella vita democratica del nostro Paese. È in questa pagina fondamentale della nostra storia che ogni cittadino può infatti ritrovare le radici della Repubblica e della Carta Costituzionale. Oggi, nel 73° anniversario della liberazione d'Italia dal nazifascismo, siamo qui a commemorare anche le vittime della strage della vicina località di San Leopoldo. Nel giugno del 1944 persero la vita 6 civili inermi: Luigi Botarelli, Livio Botarelli, Fortunato Palsini, Giancarlo Lari, Olga Lari e Roma Madioni. La storia della strage di San Leopoldo ha ancora degli aspetti misteriosi. È tuttavia acclarato che in quel giorno i militari tedeschi avevano il compito di far saltare il ponte sulla fiumara di San Leopoldo. Ed è acclarato che alcuni fascisti dissero loro che al casello idraulico, lì vicino, erano presenti anche partigiani e giovani renitenti alla leva. Questi sono quindi presupposti incontrovertibili che portarono infine a quella strage. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso di benvenuto alle associazioni partigiane, pronunciato ieri al Quirinale, ha voluto ricordare come la memoria e la resistenza facciano parte della nostra storia comune, di popolo. Come la resistenza sia nata spontaneamente nelle città, nelle periferie, nelle campagne e sulle montagne, cogliendo il grandissimo bisogno di pace, di giustizia e di libertà. Ridando infine piena dignità alla nostra nazione, una dignità che oggi, come Associazione Nazionale Partigiani d'Italia e semplici cittadine e cittadini, siamo chiamati a rivendicare con forza, con dedizione e costanza, attraverso l'impegno a mantenere viva la memoria degli eventi, trasmettendo i valori della resistenza e della liberazione del paese dall'oppressione. Il sindaco della nostra città, appena pochi giorni fa, dichiarandosi in premessa contro ogni guerra ed ogni violenza, ebbe a dire che l'ANPI antepone la necessità di giustificare la propria esistenza piuttosto che tentare una strada di superamento dei conflitti, creando morti di serie A e morti di serie B. Dopo queste parole è bene, anzi, è doveroso ricordare al sindaco e alla giunta comunale di Grosseto chi abbia dato avvio a quelle guerre e a quelle violenze. All'indomani dell'armistizio, che ne aveva segnato le colpe e le responsabilità, ha invece voluto, con pervicace sprezzo della vita degli italiani, continuare a spargere il sangue di tante donne e di tanti giovani, con il solo scopo di proteggere se stessi, coprendo e sostenendo le nefandezze dei feroci occupanti nazisti. I nostri amministratori sono chiamati a rappresentare l'intera comunità e non una piccola parte di essa. Come si può dimenticare l'oltraggio compiuto da Giorgio Almirante, dirigente della cosiddetta Repubblica Sociale ed entità fantoccia collaborazionista del regime di Adolf Hitler, che proprio per ragione di Grosseto firmò l'ultimato di resa o di morte verso chi non intendeva secondare i nazifascisti? Come si può non collegare moralmente le responsabilità delle tante stragi perpetrate nelle settimane e nei mesi successivi ai danni delle donne, degli uomini e persino dei bambini della nostra Maremma? Ecco il punto. Per tutte queste domande aspettiamo che un'attenta lettura della storia possa far maturare un sano sussulto nelle coscienze dei nostri concittadini, fino a coinvolgere anche chi è chiamato istituzionalmente a rappresentarli. È quanto mai indispensabile rivedere una scelta di parte che non sta né nei modi e neanche nei nomi. Non è possibile soggiacere in posizione di una sedicente pacificazione che sembra voler invece aprire il barco ad una riscrittura maggiormente benevola nei confronti di chi è stato complice e connivente con un regime violento, repressivo e convintamente illiberale ed antidemocratico. Oggi, così come avvenne attraverso l'appello allo sciopero generale pronunciato da Sandro Pertini 73 anni fa, tutti noi siamo attivamente chiamati a resistere all'occupazione perpetrata ai danni della memoria e della verità storica. Qui, insieme, occorre ripartire, ricostruire, anche grazie all'impegno delle giovani generazioni. Viva il 25 aprile, viva la resistenza, viva la liberazione del nazifascismo.
Do la parola a Floriano Valentini per l'ISGRI. Grazie, sì, per me è abbastanza usuale essere qui in 25 anni, perché negli ultimi 25 anni credo ovviamente la natura dell'incidio, per quello che abbiamo conto dall'incidio, ne siamo conto. Quello che a me mi preme ricordare a tutti noi è che quel ricordo popolare che veniva giustamente descritto da 4 anni è diventato qualcosa di più. È stato inserito nei sentieri della memoria, per cui il ricordo della popolazione di Marina adesso diventa memoria collettiva. E questo fa sì che quell'eccidio è all'interno di un circuito che va oltre noi, va oltre questo territorio, va oltre questa frazione, e il monito che da quel cippo viene a tutti noi e diventa patrimonio di situazioni molto, molto più alte. E celebrare il 25 aprile peraltro è estremamente giusto, perché il 25 aprile ha rappresentato la nuova storia dell'Italia, del nostro paese. E ancora oggi questa celebrazione ci indica la differenza sostanziale, evidente, che c'è tra la democrazia e il suo opposto. E c'è ancora oggi però, ed è questo che deve farci riflettere, che è interessato a cancellare la memoria, per sostituirla con una nuova ideologia fondata su un'idea indifferenziata della storia e delle ragioni che hanno scritto la storia. E a tale proposito approfitto di questo incontro per dire che da oggi è iniziata una grande operazione per quanto riguarda la memoria di questa provincia. Se qualcuno ha visto anche il generale locale, soprattutto il terreno, da oggi è iniziata questa operazione per creare a Mariano Lavacco la casa della memoria del futuro. La casa della memoria del futuro perché vuole essere lì quello che è stato il luogo dove sono stati processati, tenuti prigionieri, uccisi, è stata aperta una cappella dalla famiglia dei genitori, di batteri, proprio per gli uccisi, dove la lavagna della stanza del sindaco. Saluto che loro fecero alla loro vita. Ciò che non sia mai annullato, perché c'è anche un luogo fisico dove andare, visitare, studiare, partecipare. E quindi un luogo di vita effettiva. Ed infine questa scelta consentirà al nostro territorio di entrare a quello titolo le grandi circuiti a imparare le vie ammirate e bello. E arriveranno a una piazza che si chiama Piazza della Conciliazione. Mi consente al sindaco di un confronto con il padre. Ora, al di là del territorio non c'è una piazza. Assolutamente. È la storia che dice, no? Ma c'è qualcosa ancora di più delicato dal punto di vista istituzionale, e cioè concertare anche nelle differenti opinioni politiche, nelle differenze sulle scelte amministrative. Ma non ha bisogno di lacerazioni, non ha bisogno di un consiglio, diventa un'arma contundente contro qualcuno e per qualcos'altro. Questo non era mai stato, e purtroppo però questa volta è avvenuto. E poi è finito. Come si fa a scrivere la storia? Ammirato faceva parte della Repubblica di Salò, che è stato strumento di morte. E poi la riconciliazione. Io vorrei ricordare a tutti noi due cose, velocemente. La prima è che il primo governo di Gasperi, con Palmiro Togliatti, ministro della giustizia, questa vicenda della democrazia italiana, nel rispetto della Costituzione, nella funzione dei consigli comunali, non c'è una parte politica che deve prevalere per scrivere la storia. C'è solo
questa è l'affermazione della democrazia. La democrazia è per tutti e senza quella non guarderemo avanti con positività. Grazie. Volevo fare un ringraziamento alle persone che si sono raccolte oggi intorno a questa commemorazione. Un filo conduttore sono riuscito a trovarlo però in tutti gli interventi, che c'è una voglia di fare chiarezza. Quello credo che sia la cosa da prendere da tutte le situazioni, da tutto quello che è stato detto. Thank you.